Oh Madonna, già è tanti anni che non l'ho visto il cinema. Le ragazze, ci trovavamo 5-6 ragazze del nostro paese, andavamo a piedi, si andava perché non c'erano i mezzi. La città piena di marinai, e sa, mia mamma e mio papà non potevano lasciarmi da sola. Ero fuori, in paese, 4 km per andare al cinema. E sono andata al cinema, si andava con la scuola. Non c'erano tanti cinema. A Isola quanti cinema? Uno o due? Due. Quella volta erano uno Tirano, uno a Ciciole e lui qui a Isola 2. Li rende consapevoli? In Slovenia e anche in Jugoslavia, quando c'era la Jugoslavia, Le era in parole. originale o in sloveno. O anche in croato, oppure l'italiano. Questi film guardavamo, parlavano in originale, ma erano le scritte, erano nella nostra lingua, Traduzione. tradotto, sì, nelle nostre lingue. Per anni e anni era così. Di tutto guardiamo, di tutto, chi si ricorda. Si guardava più Topolini, quelle cose lì ci portavano per bambini, non si facevano vedere nudismo, quelle cose lì. Tarzan. Tu hai visto Tarzan? Sì. E guardavo una puntata che era la guerra dei Mussolini. Perché era appena passata la guerra, la seconda guerra mondiale. Se c'è qualche bel film di Sofia Loren. E sempre con Alida Valli guardavamo i film, con Alida Valli. Era bellissimi i film, la faceva. Finché avevamo la televisione, avevamo le nostre puntate, Tempesta d'amore. Guardo la sera qualche film, qualche cosa, o ascolto la radio, o guardo la televisione, al cinema non vado qua. No, no, non pretendiamo tanto alla nostra età, perché adesso è tutto moderno. Anche al cinema, quello che trasmettono è tutto più evoluto e moderno. E voi lo sapete che siete giovani, che cosa si, come si, oggi, come si formano i film oggi. O sono film fantastici, o sono film degli extraterrestri. Non ci sono per noi. Come si chiama questo festival? Akinotok. Non lo conosco, no, e neanche non lo vado a vedere, no. C'ho un'età ormai. Siamo troppo anziane per venire a casa, sì. Sì, purtroppo. Un po' una svetra, una studentica, popaia, se nico, priclutio, poru, protio, occupatario. Sì, parla anche questo, parla di quello che si svolgeva in quell'epoca. E dopo c'è Tertek e Pete, ma tutti i giorni.
Milicino za slepega konja. Ah, e questi sono i titoli dei film. Vorrei poter essere tutti i giorni, tutti questi, in questi orari.